Cantore della montagna Rivana, cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, spero sempre di trovarvi in ottima forma, sempre con il solito quadernetto pronto con penna. Quindi vedete, oggi partiamo con la copertina di questo bel libro che è stato stampato nel 2008, quando c'è stato l'anniversario dei 40 anni dalla morte di Giacomo Floriani è un libro molto bello. Ma intanto dico che è stato realizzato dal Comune di Riva, dall'associazione Riccardo Pinter, dall'associazione Amici dell'Arte, dal coro Anzolin della Tor, anche con il contributo, penso, della Provincia Autonoma delle Cartiere del Garda, quindi come sempre dietro un libro ci sono sempre degli sponsor più o meno importanti. E perché l'ho trovato interessante? Perché pensate un po', per omaggiare Floriani, a 40 anni dalla sua morte, alcuni artisti locali hanno pensato di dedicare una loro opera appunto al poeta Rivano, chiamato appunto il cantore, vedete, della montagna Rivana. Allora mi sembrava opportuno, attraverso questo libro, intanto... Rendere omaggio ancora una volta a Giacomo Floriani, vi ricordo che l'anno prossimo, nel 2018, ci saranno i 50 anni. Questo libro è stato stampato per i 40 anni della morte. L'anno prossimo ci sono i 50 anni, non a caso è nata l'associazione Giacomo Floriani qui ad Arco. Vi devo dire che c'è un grande interesse, molte persone hanno telefonato, hanno mandato email, addirittura uno studente in filologia all'Università di Pavia. Una studentessa dell'Università di Padova, che studia sempre nell'ambito culturale, un poeta addirittura della Val di Fiemme e poi naturalmente tante persone in loco. E quindi, ripeto, anche noi cerchiamo di fare la nostra parte per ricordare Floriani. Poi più avanti magari avrò modo di, di dirvi cosa intendiamo fare esattamente. E quindi. Omaggiamo Floriani e poi anche rendiamo un omaggio attraverso questo libro a questi artisti locali che mi piace menzionare perché hanno dedicato una loro opera appunto alle poesie di Floriani. E allora mi permetto di incominciare, voi vedrete adesso eh, sul teleschermo queste opere e partiamo subito con Franco Albino, nato a Riva del Garda, con la Madonina. Vedete? un bel quadro, direi, abbastanza astratto, io vi dico subito, non sono un esperto artistico, bello perché dà l'idea proprio di un qualche cosa che si affaccia sul lago, vedete, questo qualche cosa sono queste immagini colorate che possono essere edifici, possono essere altre cose, altri oggetti, e poi sulla sinistra vedete questa immagine della Madonina, la Madonina appunto presso la quale tutti gli anni Livio Parisi, presidente dell'associazione eh, Floriani, legge appunto, questa poesia quando c'è la benedizione delle barche. Quindi Franco Albino, spero che abbiate visto, abbiate gustato, abbiate apprezzato quest'opera. Poi andiamo a Caterina Benamati, le mie scarpe, quindi, dopo la Madonna, le mie scarpe, vedete? Questi scarponi da montagna, queste sgalmere. Appunto, con, probabilmente con i chiodi, con le broche meglio sotto le suole, e sullo sfondo le montagne con le striature che indicano la neve. Quindi, quest'opera di Caterina Benamati, le me scarpe. Ecco, vi faccio notare che Floriani me lo scrive sempre con l'accento fonico chiuso. Poi, Glauco Berardi, Nabella Siora, questa è una scultura, vedete naturalmente una bella siora, come si dice, di scinta, con un, un animaletto, vedete che li si appoggia sul ginocchio destro, lei si tocca i capelli, probabilmente per farsi ancora più bella, quindi una bella siora, proprio una bella siora. L'ha fatta Glauco Berardi, anche questa, vedete, è dedicata alla poesia appunto di Floriani. Andiamo avanti. Noemi Berardi, ecco, non vi dico da dove arrivano, questi sono quasi tutti locali, ma poi c'è qualcuno che arriva anche da lontano, questa Noemi Berardi, pensate un po', è nata a Forlì, ma risiede a Nago, almeno quando è stato fatto il libro nel 2008 risiedeva. E qui ha indicato, vedete, eh, ha dedicato questo suo dipinto alla poesia "Alla luna". Voi vedete questo signore che potrebbe essere Floriani, ma non mi pare, però ha delle caratteristiche di Floriani, perché mi pare che in mano abbia la pipa abbia i classici scarponi da montagna e questa sua attenzione tipica che ha Floriani per l'ambiente, la natura che lo circonda, in particolar modo per la luna che in questo caso vedete è proprio una bella luna piena, notte fonda, vedete, sulle montagne, alla luna di Noemi Berardi. Mauro Berlanda Ecco, addirittura nato a Merano, si trasferisse a Roma, eccetera, eccetera, quindi vedete che La passion dei monti Altra poesia appunto di Floriani e per indicare questa poesia, vedete, meglio per cercare di rappresentare questa poesia, vedete anche qui c'è questo signore, vedete col bastone, con, un, so, con una borsa a, 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 sulla spalla, con un berretto che non mi pare il berretto classico di Floriani, comunque anche questo dà l'idea dell'uomo di montagna che potrebbe essere in questo caso un bel pastore, visto che sulla sinistra, vedete, sul basso c'è un gregge di pecore, quindi qui probabilmente proprio non c'entra Floriani, ma centrano però gli ambienti caratteristici che piacevano a Floriani, quindi gli animali, le pecore, come diceva lui, il pastore e le montagne. Quindi Mauro Berlanda, andiamo avanti. Luciana Brunelli Amoretti, ecco spero di non dimenticare qualche autore, me ne scuso, Luciana Brunelli Amoretti vive a Trento, dice qui la, la didascalia, e Lac de Garda, guardate che bello anche questo dipinto, vedete le caratteristiche del lago, i cipressi che spesso si vedono appunto vicino alle rive del lago, fiori di diversi colori, il lago con le sue caratteristiche, vedete, cioè il colore azzurro, bello quel promontorio sullo sfondo, e questo cielo nuvoloso che dà l'idea appunto dell'arrivo di qualche temporale. Anche le acque sembrano un po' in movimento. Quindi è il lac de Garda, Luciana Brunelli Amoretti. Andiamo a questa Mirella Calza. Scritto, manca l'accento, penso che sia Mirella Calza dato che è nata ad Arco, comunque. Bella anche questa poesia, pensate, riflessi sul lago e infatti vedete che il lago, fra l'altro coperto, vedete le, le, la, la spiaggia è coperta di neve, le stesse piante sono coperte di neve, c'è questo passaggio angusto che permette di uscire al largo, sembra un piccolo golfo per attraccare le barche, sullo sfondo due barche a vela e un bel cielo azzurro, ma anche con qua e là qualche nuvola, riflessi sul lago, anche qua riferita all'Agde Garda di Mirella Calzaio, direi. Lisetta Cesani, Lisetta Cesani, nata in provincia di Bergamo, quindi vedete che qualche autore viene da, dall'esterno. Ecco, Nina Nana, ecco, vedete che nel dialetto non ci sono i raddoppiamenti, Nina nanna, eh, Nina Nana. Ecco qui, eh, vedete che i tratti sono molto non ben definiti, però chiaramente le forme sono chiare, vedete, si vedono delle persone adulte con questo bambino che sicuramente sta per essere messo a letto e quindi per essere cullato per facilitarne il sonno, quindi Nina Nana di Lisetta Cesani. Andiamo avanti. Carlo Colombo, beh qui siccome la poesia a cui si riferisse è la ca, l'era e l'ort, quindi tre ambienti, la casa, l'aia, l'era, l'orto e lui ha fatto tre disegni, vedete, sulla sinistra una bella casa con questi pontesei, con questi poggioli ricchi di fiori, vedete la bugada, cioè il bucato steso ad asciugare sul classico filo, steso appunto fuori della casa, vicino all'aia che appunto la vedete qui al centro, l'era, eh, dove ci sono le, le galline, a dire la verità l'era è più quella che vediamo nel, nella, nel primo disegno, qui dall'idea del prato, comunque potrebbe essere anche questa l'era, però qui vedete che ci sono le galline, qui veramente si tratta di allevamento a terra, questo sarebbe il vero allevamento a terra, quindi le galline che possono chiaramente andare di qua e di là liberamente prendendo il cibo, beccando fra l'erba dove trovano i vermetti, dove trovano gli insetti. E poi finalmente l'ort, e vedete appunto spiccano, beh spicca il sole, che è quello che dà vita all'orto, oltre all'acqua naturalmente, e spiccano questi pomodori. E questo era Carlo Colombo, la ca, l'era e l'orto. Poi andiamo avanti, Moreno Fabbro. Nato a Venezia, risiede ad Arco però. E qui i sentieri. Ecco, questo è anche qui vedete questo bel disegno con questi bei particolari. Questo disegno vedete col Sarasà dove stanno passando vedete, delle pegore, le pecore, le pecore, che in dialetto però è pegore con lei chiusa, sullo sfondo il pastore, in mezzo vedete, ad una vegetazione abbastanza lussureggiante dall'idea di faggi e poi alcuni particolari. Del Sarasà o del Salesà, di, questa, di questi sassi che coprono il terreno del sentiero, e poi questa pecora, vedete, che, che cerca di brucare l'erba a fianco del, del sentier. Ecco, I sentieri, quindi Moreno Fabbro. Andiamo avanti. Antonella Gelmi di Trento, storie del Garda. E qui andiamo un po' sull'astratto, però vedete che abbiamo. Abbiamo un bianco, potrebbe essere il cielo, ma potrebbe essere anche l'acqua quando il guarda è un po' arrabbiato, l'acqua diventa spumosa, quindi si schiarisce. Poi c'è l'azzurro più o meno marcato, potrebbe essere il cielo, ma potrebbe essere l'acqua del lago. E poi abbiamo, vedete questo nero, ecco il nero cos'è? potrebbe essere il nero delle nuvole, nuvole che arrivano portando quell'oscurità tipica dei temporali del Garda, temporali a volte molto pericolosi, quindi veramente è un eh, disegno questo che va interpretato in modo soggettivo, quindi tutti i colori che si collegano un po' al Garda, quindi storie del Garda, anche questi colori danno l'idea di qualche storia eh, un po' particolare, un po' così fantasiosa, misteriosa. Poi questa Sofia Guarino, La primavera, ecco, guardate anche qua, poesia quindi, eh, La primavera, vedete, un, ecco, ciò che domina in questo, questo dipinto è questo sole, così forte, così grande, dà l'idea proprio del, del caldo, del tepore che avanza e che dà beneficio, vedete, alle persone che si vedono eh, al centro e in primo piano, vedete, queste pecore, alcune un po', no, stanno tutte brucandomi, ma poi naturalmente qua e là del, dei fiori, degli animali, delle farfalle, l'erba che vedete ormai è bella verdeggiante, quindi proprio la primavera. Andiamo avanti, Beh, Beppi Leoni di Arco, chi non conosce Beppi Leoni, e qui abbiamo veramente, sembra una Un'immagine fotografica come è presa, vedete, è presa dietro il castello, è qui mh, proprio un po' molto dietro rispetto al colodri, però dà una veramente una visione estesa della Busa, perché si parte dal castello, poi c'è la classica piana che porta da Arco a Riva del Garda, col brione al centro e poi sulla sinistra chiaramente il massiccio del Baldo. Sulla destra la rocchetta e poi naturalmente il lago di Garda, stretto, vedete, che si allunga verso il sud. Ecco, i colori, vedete, sono sul grigio, sul nero, però, ripeto, dà l'idea di questa busa così maestosa, così caratteristica e così variegata nelle sue forme, nei suoi aspetti fisici, morfologici. E questo, vedete, è senza titolo. Quindi Beppi Leoni a questo dipinto non ha dato un vero e proprio titolo, però ha riferito alla Levada del Sol. Quindi la poesia non ha niente a che vedere con il dipinto di Beppi Leoni. Comunque Beppi Leoni ha fatto un bel dipinto sulla Busa, che chiaramente era un tema molto caro anche a Giacomo Floriani. Andiamo avanti e siamo... Ad una scultrice, Maria Rosa Matteotti, qui dalla cima del Tofin. Qui abbiamo, vedete, questo, questo tronco così mosso, vedete, con tutte queste forme che dà idea quasi di muscoli. È una pianta, questa dà l'idea di una pianta molto antica. Guardate le radici che ormai sono spuntate dal terreno. Sulla destra vedete c'è la luna, quindi anche con un animale in basso, sulla sinistra il chiarore probabilmente del giorno, sembra quasi che ci sia il passaggio dalla notte al giorno, quindi questi due ambienti molto diversi, sulla destra del, del tronco, sulla sinistra. Quindi è Maria Rosa Matteotti con la sua scultura, anzi è che è una ceramica raku, quindi vedete un, praticamente un, un rilie, in rilievo. Andiamo a Luigi Meregalli, ecco, l'Anzolin della Torre, ecco, vedendo l'Anzolin della Torre ricordo che questo libro aveva alla fine un bel cd con delle canzoni appunto cantate dal coro L Anzolin della Torre con parole di Giacomo Floriani, cioè le canzoni sono state tolte appunto, o meglio, sono state usate eh, delle poesie di Floriani per creare questo cd, quindi in questo caso Luigi Meregalli vuole ricordare l'Anzolin della Torre. L'attore e l'anzolino, vedete. Poi abbiamo beh, Giovanni Monti che è stato ospite più volte qui da noi, sapete che è un abile pittore che sa fare le copie perfette, non solo di Segantini, ma di, dei, dei pittori più importanti del panorama artistico mondiale. E qui c'è veramente il contrasto, vedete, fra la persona vecchia e anziana. Che sta scendendo dal bosco carico sulla schiena di legna e vedete c'è lì lo scheletro con la falce che indica la morte. Sembra quasi che stia lì per aspettare la persona anziana che, magari proprio per lo sforzo, ha un mancamento e subito la morte se lo porta via. Quindi il titolo non poteva essere che Il vecchio e la morte, Giovanni Monti. Andiamo avanti, Irmela Mühlenberg. Pensate un po', viene da Frankfurt am Main, Francoforte sul Meno o sul Meno. La Volpe e l'Ua, ecco qui vedete, qui si vede molto bene questo sfondo nero su cui risaltano bene questi due elementi. In basso, la Volpe, vedete con la bocca aperta che tende ad, appunto ad afferrare. L'uva e appunto in alto questi grappoli d'uva. Quindi anche questa è una poesia in cui si vuole evidenziare un elemento della poesia di Giacomo Floriani, una poesia che ricordiamo molto volentieri, appunto La Volpe e l'uva, che ripropone il classico appunto, racconto eh, La Volpe e l'uva. La vecchia Wolfamada passando da Navigna, de piche ben cargata, la pensa, sta furbona che senza tanta spesa la può il una tesa. Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Anna Maria Perini, che viene da Montagne, ecco la me baita, ecco la me baita. Pensate un po' e qui, vedete, questo sembra quasi una finestra affacciata sull'esterno, vedete in primo piano. Un tavolo su cui c'è un vaso di fiori e sullo sfondo i prati, le montagne, tante, tanto care a Floriani. Ecco, questo titolo, La me baita, mi preme eh, farvi notare che spesso eh, Floriani usa questo Lame E allora vi ripeto le poesie, la me pipa, ne ha scritte addirittura due poesie, no? La me pipa de marasca, cioè fatti col, col legno del Marascher i merami, la megata, la me giacchetta, la merondola, il me capel, le mie scarpe, il me sac, il me baston, la me boraccia, la me moreta che era la sua cagna e boh, il me testamento o il testamento. La megata, ecco c'è Roberto Piazza, vedete, viene da Vicenza e ha dedicato questa bella scultura appunto alla gatta, vedete, che cerca di afferrare un qualche cosa che sembra una farfalla che gli passa sopra il, la testa, vedete questa gatta, che dà l'idea proprio del movimento verso l'alto. Quindi Roberto Piazza, questa scultura dedicata alla poesia La me gata. Caterina Rigo, ah bella questa, le casotine. Ecco, le casotine... Penso che siano quelle che si trovano su vicino alla fonte, fonte, le fontane sul Monte Calino, che mi pare sono dette anche le casotine dei scandoleri, non vorrei sbagliare, non sono del posto, ma ci ero stato qualche volta, quindi lì ci sono le casote dove appunto Floriani andava fra l'altro a prendere il latte la mattina, perché lì c'era una malghetta dei marocchi, se non era. Poi Lidio Tasin famoso scultore eh, di tenno del tennese. E appunto eccolo qua, la memoretta, cioè il mio cane, vedete, proprio ha scolpito il cane appunto tanto amato da Giacomo Floriane. Poi Eliat Elia, Elia Travella, ecco sugli accenti un po' qui c'è, viene da Como, dalla provincia di Como, e Anscoiatol. Pensate un po', vedete, questo bello scoiatolo che dà l'idea di essere su un po' di neve, quindi l'inverno ormai è già arrivato e quindi sta facendo la scorta perché fra poco deve andare in letargo. Quindi Anscoiatol. E infine, se non erro, concludiamo con un... anzi no, ce ne sono ancora, Marco Visconti, milanese, pensate un po', beh, Visconti, Mepias. Ecco, e qui dà l'idea questa scultura, vedete? Scultura in legno a me richiama un bucaneve, un bucaneve lì con la testa chinata che sta per alzare la sua testolina ed uscire appunto ed emergere spesso dalla neve, appunto si chiama bucaneve proprio per questo, me Gigi Zanolli, siamo appunto alla Z, quindi è nato a Riva del Garda, beh qui c'è la poesia Pegore, Pegore, famosissima, che abbiamo più volte trattato nelle mie puntate, anche con l'amica, Milena Zucchelli con l'amica Rita Pellegrini, pegore e pegore, qui vedete il pastore appunto circondato dalle sue pecore che sta, penso, per ritornare l'oscurità dall'idea appunto che si sta ritornando all'ovile. Quindi, ecco una cosa che mi preme ricordare, in questo libro è citato anche un premio che era stato riservato alle scuole in memoria di Lorenzo Ghirotti il grafico che appunto è scomparso alcuni anni fa, che viene ricordato molto per il suo impegno appunto nel settore grafico, anche per il suo impegno a livello culturale locale. Quindi sembrava giusto agli autori del libro ricordare Lorenzo Ghirotti con un concorso riservato alle scuole. Quindi sono, ci sono anche delle foto che rappresentano le opere presentate dagli studenti appunto per partecipare a questo concorso in onore di Lorenzo Ghirotti. Bene. Io direi che questa puntata è giunta alla fine, mi premeva presentarvi questo libro, non tanto per omaggiare solo Giacomo Floriani, ma anche i tanti artisti, non solo locali, che hanno voluto dedicare una loro opera alle poesie e ai versi di Floriani. E quindi con questo omaggio penso anch'io di aver fatto la mia piccola parte per rendere merito a questo loro contributo per ricordare la figura di Giacomo Floriani, che non ho mai ricordata abbastanza. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, naturalmente vi aspetto la prossima volta, prossima puntata, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci.